Fuoco, è il battesimo battesimo del del fuoco. fuoco, battesimo del fuoco soprattutto per uno come me che è entrato in Lega a 17 anni e che oggi si trova su questo palco con la responsabilità, l'onore e l'onere di portare il saluto del gruppo al Senato. E mentre mi segnavo due appunti, ero seduto in fondo, segnavo due appunti, pensavo a chi dedicare questa mia presenza. Ebbene, io la dedico a tutti quei militanti che oggi non sono qui per motivi economici, tutti quei militanti, e lo dico perché ieri, prima di partire da Pavia, un militante mi ha telefonato e mi ha detto: Gianma, guarda, sono orgoglioso di te perché abbiamo iniziato insieme, però purtroppo non potrò essere al tuo fianco, purtroppo non potrò essere lì con te perché non ho i soldi per venire a Padova, però io ci sono e ti ascolto su Radio Padania. E quindi io lo dedico a tutte queste persone che magari in questi mesi si sono fatti un mazzo non da poco per aiutarci per arrivare ai risultati che abbiamo raggiunto. Un ringraziamento va a Massimo Bitonci, il nostro capogruppo, perché Massimo sarà il sindaco di Padova, ma rimani sempre il mio primo capogruppo che ho avuto al Senato e il nostro capogruppo che ci ha dato la possibilità di iniziare questo grande momento. Un ringraziamento va a Matteo Salvini, perché se siamo tutti qui è il capitano che ci ha permesso di essere qui. Fino a qualche mese fa ci davano tutti per morti, fino a qualche mese fa i giornalisti in Senato non ci guardavano neanche in faccia. Ci dicevano: sì, va bene, dopo le europee non esisterete più. Siamo qui e stiamo rilanciando, e quindi questo bisogna ringraziare Matteo. Un ringraziamento va ai miei colleghi al Senato che in questa settimana mi hanno già sopportato, penso, fin troppo, e quindi temo che dalla prossima settimana magari diranno: vabbè, già, ma cambiamo. E comincio dicendo una cosa. In questi giorni, in questa settimana, in queste due settimane, tanti militanti, giornalisti, tante persone mi stanno dicendo, mi stanno chiedendo qual è la priorità della Lega per le riforme. E io sto dando una risposta, la sto dando e l'ho data anche in aula. La priorità della Lega non sono le riforme, la priorità della Lega è altro. La priorità della Lega è il lavoro, perché qui c'è scritto lavoro, non c'è scritto riforme. La priorità della Lega è la dignità dei nostri anziani che non arrivano a fine mese, mentre chi arriva da qualche giorno si porta a casa decine e decine di euro. La priorità sono meno tasse alle nostre imprese. La priorità è la lotta all'invasione clandestina, e io continuo e continuerò a chiamarla invasione clandestina. La priorità è il fatto che in Italia, l'Italia è l'unico paese al mondo dove le aziende falliscono per crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Hai dei crediti e fallisci, è vergognoso. Però la Lega è un movimento riformista, e proprio per questo motivo, visto che si parlava e si parla di riforme, la Lega ha deciso di mettere a disposizione non il fuoriclasse della Lega, come qualcuno dice, ma il fuoriclasse di Camera e Senato, io dico, Roberto Calderoli, e ha deciso di metterlo a disposizione. E qui mi prendo la responsabilità personale di quello che dice, di quello che dico. Ha deciso di metterlo a disposizione di un bambino viziato, il signor Renzi, che nonostante i consigli di Roberto Calderoli ha deciso di modificare la riforma un pochettino, ma vuole andare avanti così, perché lui ha deciso che si va avanti così. A me ricorda quando eravamo piccoli che c'era il proprietario del pallone e si giocava a calcio, e il bambino ti diceva: o si gioca come dico io, il pallone il mio lo porto via, no? Mi ricorda quei bambini, proprio me lo ricordo come quando ero all'asilo, e mi ricorda un bambino dell'asilo, non ci posso fare niente, purtroppo ho quest'idea. Perché, signor Renzi, la Lega è per le riforme, ma non le riforme fatte così, non le riforme con le minacce. La Lega è per meno Europa in Costituzione, ma se tu ci dici di no, non possiamo votartela questa riforma. La Lega è per più autonomia e più potere alle regioni, ma se ci dici di no, come facciamo a votartela? La Lega
è per dare più potere ai cittadini, non toglierlo come stai facendo tu. Ma se nel momento in cui ti chiediamo di no, ti chiediamo di farlo, tu ci dici di no, cosa possiamo fare? La Lega è per dare l'autonomia, non come dice Pier Ferdinando Casini nel suo intervento, e dice la riforma gli piace perché riporta la centralità dello Stato. Perché nel momento in cui un esponente politico di maggioranza, Casini ormai non si capisce più da che parte sta, dice una cosa del genere, la Lega si tira fuori. La Lega non la vota questa riforma. Te la voti tu, caro Renzi, se le condizioni non sono quelle che pone la Lega, ma sono quelle che pone Pier Ferdinando Casini e il signor Monti. E questo non arriva da Gianmarco Centinaio. Qui l'hanno detto le regioni, l'ha detto per primo il capogruppo in Regione Lombardia, Massimiliano Romeo, poi l'abbiamo sentito da Zaia, l'abbiamo sentito da Maroni. E quindi, signor Renzi, ascoltaci bene. Riascolta gli interventi dei senatori della Lega, perché sono stati chiarissimi, e lo dico anche a voi, cari colleghi e amici, riascoltate gli interventi che i miei colleghi hanno fatto in questi giorni al Senato. Sono stati molto chiari e hanno detto esattamente quello che pensa la Lega Nord di questa riforma. Perché? Perché io sono stufo di sentire colleghi del Partito Democratico che mi guardano con ironia e dicono: su questa riforma siete la stampella della maggioranza. Noi non siamo la stampella di nessuno, non siamo la stampella di nessuno, perché noi siamo la Lega Nord e la Lega Nord è contro il renzismo, cioè la gestione della politica fatta in questo modo. E se qualcuno, anche in questa sala, e qui forse non sarò tanto simpatico, pensa o ha il dubbio che i senatori della Lega siano lì per fare gli interessi di qualcuno, o si domanda, ma non è meglio se i parlamentari li rimandiamo a casa o li riportiamo indietro la nostra delegazione, perché intanto non siamo determinanti, al Senato siamo in 15. Beh, allora vuole dire che non avete capito molto, perché noi siamo 15 senatori, 15 donne e 15 uomini, 15 militanti della Lega che in questo momento provvisoriamente sono giù a Roma a fare gli interessi del nostro popolo, a fare gli interessi della nostra terra. Questo è il motivo per cui ci sono 15, alcuni mi dice 15 guerriglieri, io li chiamo anche 15 guastatori, che sono là, che siamo là. E siamo sicuramente pochi, perché se pensate che siamo 300 e qualcosa, 315 più 5 senatori a vita, e noi siamo solamente 15. Ma noi quando siamo là ci sentiamo come gli scozzesi a Stirling, ci sentiamo, e qui qualcuno sorride, ci sentiamo come gli spartani, che erano veramente pochi, e Giancarlo, tu ridi, erano veramente pochi, ma hanno fatto barriera e si sono impegnati fino alla fine. Questo è fondamentale, l'impegno quotidiano di chi è là per voi, di chi è là per la nostra terra e la nostra gente, per il figlio di Fedriga, per tutti i bambini, per tutti gli anziani siamo lì. E non siamo lì per fare la stampella al signor Matteo Renzi, perché noi siamo la Lega Nord. E termino facendo un ringraziamento. Anch'io voglio ringraziare tutti quei militanti che in questi mesi erano sotto i gazebo a raccogliere le firme, perché tanta gente veniva ai gazebo e ci diceva: l'ennesima raccolta firme della Lega non finirà in niente. Tanta gente ce l'ha detto, ma tanti di noi, tanti militanti ci hanno messo la faccia e hanno detto: questa raccolta firme arriverà alla fine, questa raccolta firme la porteremo a Roma, questi referendum li porteremo a Roma. E essere là insieme a Roberto Calderoli, insieme al Gegio Zoffini, insieme a tutti i ragazzi che sono arrivati da Via Bellerio e insieme ai colleghi senatori a scaricare quei cartoni, c'era l'orgoglio di Gianmarco Centinaio militante, che insieme ad altri militanti, insieme ad altri patrioti hanno raccolto milioni di firme. Questo vi ringrazio, e il ringraziamento ve lo faccio con tutto il cuore, perché noi spesso siamo a Roma e Roma è lontana,
E quindi quelle firme sono la dimostrazione che i nostri concittadini, cittadini padani, ci hanno dato ancora una volta questa, ci hanno dato ancora una volta fiducia. E da questo congresso deve, a mio parere, deve ripartire la fiducia che ci hanno dato i popoli della Padania. Grazie a tutti voi e grazie di aver investito una domenica di luglio per il futuro del nostro movimento. Grazie.